Benvenuti archiviate piate in questo nuovo video. In un nuovo video di cucina con Clemente, Zieppo e Ferro. Si chiamerà Clemente, Zieppo e Invasore. Perché invasore? Perché oggi l'invasore. Siete voi l'invasore. Oggi l'invasore è Ferro. Esatto. Oggi cosa cucineremo? Oggi cucineremo la carbonara di pesce. Insieme al. Insieme! Perché la carbonara di pesce è messo. Aspetta! È tipo. Il frappuccino, scaccia fatiche. Non lo dico io, scaccia fatiche. No! Allora, qui abbiamo già tagliato il salmone mentre il cesso per smaltire il sushi e Fede non è ancora arrivato. Allora, mettiamo a bollire subito l'acqua. Ah, ma è qui abbiamo gli spaghetti che cucineremo. Abbiamo messo dentro i ghiacciolini, vero? Sì, l'ho messo tu. 230. Bene, intruso non verrà più. E no! Sei tu l'intruso. Sapevo. No. Tocca, ti ho detto. Oh. Ha già esploso il tuo web. Ecco che si fa. Sono maglia, bella sono maglia. Oh sì. Oh sì. Come la mia cacca. Ok, tre tuorli perché la quantità è adatta a tre perché tuorli. Perché siamo frosi. C'è un tuorlo che è completamente andato, scaduto, noi vogliamo la salmonella. Qui servirebbe una quantità misurata di questo, ma noi vediamo che è già aperto, quindi buttiamo tutto quello che c'è. Io sono della pasta al sugo. Per dimostrarci che sei un grande ospite, togli le foglioline di timo e le butti dentro. Sale, pepe, timo. La prendi e fai così. Non le so le tecniche, ragazzi. No. Poi? Bene. Andiamo in Asia. No, è buono. Olio in questo caso spagnolo. Facciamo girare bene. Molto bello pressare. Una volta che è caldo buttiamo sopra tutto il pesce che abbiamo. In questo caso una scatoletta di tonno Rio Mare. Meglio che togliamo l'olio. Dici di quale provenienza. Provenienza dove? Alaska. Salmone dell'Alaska che aveva la skin. No, casa mia. Togliamo l'aglio adesso che è caldo. Prima col tonno. E una volta avevi spellato tutto. No, mi sta bruciando la pancia. Simo! Ma mi giuro che stai. Ah, allora, tu, aspetta, lo fai. Più che mano che ha Giulio. Tu ne tagliamo la parte dello zeppo integrale. Nega. È la mira veramente. Siamo quanto costa il tuo outfit? Tanto che aspettiamo che bolla l'acqua. Vai. Bollisca, bolla, non mi ricordo. Però. Cazzo ne so 500 o oh, si sì, 500 un calzo sotto calzo incredibile puma 500 miliardi di euro per carica è versione è di marca versione, versione gratis è versione limitata Chicago Bulls è miliardi di euro per carica versione limitata non cande neanche a dire e ciabatte del nonno poi mettiamo un secondo qui il pesce che non mi sembra troppo abbondante forse potremmo mettere davvero un po' più di salmone ma va bene lo stesso. Un goccino di questo, un po' di vino bianco, anche se Clemente non ha pulito molto bene il fondo, però va bene lo stesso. Ma che schifo, il consiglio, è tipo tavernello. Schifo. Ma una mestolata di acqua, un po' troppa forse Clemente. Basta, troppa. Aspetta, stai evaporando tutta. Questa è Milano bubù. Non mi bruciare. Guardate l'acqua com'è bella. Per niente... Sicuramente l'alcol è tutto evaporato e sicuramente non ci sono pezzi di salmone che sono lì a cuocere da mezz'ora. Oh, luce! Porca. Ragazzi, guarda la pasta! Secondo voi abbiamo messo un po' troppa acqua? E giriamo per terminare la cottura. Siamo mettere dentro il coso? Momento, fai il cento! Oh, ok. Signori, ha fatto 100. Secondo me... La metti ancora perché altrimenti diventa frittata. Energicamente... Per non grattare la pentola. Non sto grattando. Sto appoggiando, stai tranquillo. Non sto grattando. Sto appoggiando. Tira su che è tutta sotto la crema. Sei due litiganti. Vediamo. Invitante però, è invitante. Mm-hmm. Alla salute. Sa di sagra. Qua è quello che fa la spada di limone ci sta. È la forchettina di dolci questa ragazzi, madonna. Piccolissima. Buona! Il pesce si unisce bene all'uovo crudo. Non so se è più buono di quello dell'ultima volta perché non l'ho mangiato.
sa di sagra, quindi è buona. Io voto gli do 9 di sagra. Ma mai non dà tanto l'idea di sagra? Non dà tanto l'idea di sagra, ma perché? Perché c'è dentro il pesce, il pesce non è. Dai, quanto dai? 9 meno. Bravo. Così tanto? Anch'io forse. Ma si chiedete se è sul dall'8 al 9 però. Cos'è che ci abbiamo messo dentro? 8 e mezzo, salmone e salmone tonno. Salmone e tonno, c'è qualcosa che non si sente tanto. Cioè non ha... ma che sono diventati tutt'uno nella cottura. 9 meno come ferro. Timo è indispensabile, sente poco ma... 9 meno come ferro è proprio... Sì dai, 9 meno, però se voglio andare sui voti mezzi sto più sull'8 e mezzo che sul 9. Poca. Passiamo al frappuccino scacciafatiche scaldando una moka. 250 di latte. Latte intero ovviamente. Però piangete. Ha già fatto dei danni, ha già fatto dei danni. 5 cucchiaini. Va bene. Alta, fiamma alta. Aspetta proprio quello. 1 e 2. No, una bolla. E 2. Ma gira veloce, veloce. Sì, Giulio, sai, della fiamma alta. Sbocco. Gocce come la cacca di vacca. Gocce di cioccolato. Cioccolata calda di Salentino. No, che poca, metti, metti. Metti, metti. Bisogna mettere in confronto allo zucchero, Giulio, ne hai messo un botto di zucchero. Proprio pochina di quella schifezza lì che abbiamo fatto, che però magari è buonino da mangiare. Allora, l'idea di caffè freddo non mi fa impazzire. Giulio, mi passi il cucchiaino? Mi ha detto che cazzo che cazzo fai in aula. Giulio, mi passi il cucchiaino? Già sei di nuovo. Preferisco il caffè freddo, preferisco il caffè caldo io. Anche io. 6 e mezzo. Non è male il sapore, ma... Il caffè lo bevo senza zucchero, qui c'è lo zucchero, è freddo. Buono. A te non piace il caffè? È questo qui è più vicino al latte freddo, magari per quello. 7 e mezzo. Io 6. Io invece do 7. Chiviati e chiviati. Alla prossima volta. Ciao, chiviati e chiviati, stasera. Quando si dorme. Mi sento già iperattivo, giuro.